Quindi quello che vediamo qua come dati in generale potrebbero essere dei dati, come qualcuno di voi diceva prima, che arrivano da un database. Quindi un database potrebbe mandarci tutti questi dati, i campi, i dati veri e propri e per l'appunto informazioni aggiuntive che sono ad esempio la data di aggiornamento. Nell'esercizio specifico non serviva niente quella data di aggiornamento. Però capita molto spesso di ritrovarci con un insieme di dati e sfruttarne soltanto una parte. Ci sta, ok? Era messo lì giusto come informazione in più che uno può stampare in fondo se vuole, ma in pratica non era utile per l'esercizio che dovevate svolgere. E questo mi pare fosse anche il dubbio di qualcuno. Uno dei primi gruppi. Ok. Per quanto riguarda l'ordinamento, ecco, una possibile soluzione, ma è analoga a quella che forse anche qualcun altro di voi ha fatto, è quella di andare a sostanzialmente. Eccoci qua, fare una copia dell'array, l'osservazione che altri hanno fatto, che in realtà una classifica normalmente è ordinata, quindi se i dati non sono ordinati li ordino perché comunque chiunque vorrà averli ordinati ci sta in questo contesto. Più in generale, non sapendo, uno può comunque sempre usare un approccio più conservativo e fare una copia, come vediamo qua. E dopodiché procedere a un ordinamento. L'ordinamento, come dicevo, in assenza di alcuna specifica aggiuntiva è sempre crescente, per cui se io voglio fare un ordinamento decrescente, a partire dal più grande devo invertire in modo che l'ordine sia inverso. Per il resto posso utilizzare tranquillamente i dati. Qui c'è un ordinamento, c'è un ciclo sulle intestazioni. Di nuovo, potevano essere hardcoded se io sono sicuro che quei dati sono sempre gli stessi. Questo funziona anche se io cambio i dati. A questo punto non starei a approfondire più di tanto, poi vi mettiamo a disposizione tutto. Sì. Allora, domanda. In un contesto più generale, può aver senso separare le funzioni dai dati o me conviene metterli negli stessi file? In generale, i dati e le funzioni che operano sono separati. Okay? I dati possono variare di volta in volta, le funzioni tendenzialmente le scriviamo e poi le riutilizziamo per dati che sono simili. Quindi, nel caso specifico, normalmente i dati non vengono scritti così come sono qui in un file statico, ma questo contenuto potrebbe essere ragionevolmente generato a partire dai contenuti di un database. E quindi non abbiamo, eccolo qua, non abbiamo un file scritto a mano, ma bensì abbiamo un file come questo che viene generato automaticamente da un database e poi una funzione JavaScript lo va a leggere e fa tutte le operazioni che deve fare, genera le tabelle, genera dei grafici e quant'altro. Quindi di solito effettivamente c'è una separazione. In una delle prossime lezioni inizieremo a parlare di Ajax che ne avevamo parlato introducendo il tema generale dell'architettura del web, ovvero come è possibile da uno script andare a richiedere dei dati a un server. Quei dati possono essere statici sul server, sarà il caso più semplice che faremo noi, ma potrebbero anche essere generati a partire da un database. E quindi vedremo come funziona questo scambio dati. In
Scusate, il terzo esercizio, non mi soffermo tanto sul primo, che era tutto sommato abbastanza semplice. Se però avete domande, ovviamente fatemele. Andrei a vedere velocemente il terzo esercizio, che era un po' più complicato. Sostanzialmente, abbiamo il primo, caso, abbiamo un grafico a barre, quindi c'è questo elemento div in cui andremo a generare il nostro grafico, e poi c'è questo script che sostanzialmente genera, genera, scusa, le barre a partire dai valori. L'esercizio è questo. Okay. Primi dati sono questi, ok? Semplicemente un array con dei valori, e le barre vengono generate in questo modo. Vi faccio prima vedere il risultato e poi torniamo a vedere il codice per capire come funziona. Eccolo qua. Ok, allora vado a prendere la struttura dell'elemento. Vede, c'è questo div principale parre, che è quello in cui andiamo a creare il contenuto. Al suo interno, in realtà, abbiamo creato un altro elemento che si chiama container. Ops, scusate. E all'interno del quale abbiamo le varie barre. Quindi questo è il contenitore all'interno e poi abbiamo le varie barre. Questo secondo div potenzialmente si poteva anche omettere e andare a mettere direttamente quelle che sono le nostre varie barre. Allora, come vedete, c'è un div class bar che poi andiamo a vedere nel CSS, ma la cosa fondamentale è che per ogni barra abbiamo un attributo specifico che è width, che è 40, 80, 150, 160, 230 e 420. Quindi sostanzialmente abbiamo messo una larghezza della barra che è in pixel 10 volte il valore che noi vogliamo andare a rappresentare. Okay? E dentro questo elemento abbiamo messo anche il valore. Il fatto che sia allineato a destra dipende ovviamente dallo stile che è associato a quella barra. Come funziona il codice? Beh, allora sostanzialmente c'è questa variabile che andrà a contenere, ve la allargo ancora un po' così riusciamo a leggere meglio, questa variabile che andrà a contenere il risultato che andremo a mettere dentro le barre, quindi l'elemento. Creiamo questo char container e per tutti gli elementi che stanno nel nostro array andiamo a generare un div che ha come classe bar, width 2 punti, e qui andiamo a mettere sostanzialmente v per 10. Ovviamente questo 10 io l'ho messo lì come valore fisso, ma ovviamente possiamo anche modificarlo. Ok? Più sotto ho utilizzato un parametro che ho chiamato fattore, che posso utilizzare per andare a sostituire quel valore fisso. L'altro esempio è quello successivo, dove vado a mettere anche, usando la variabile genera grafico,
etichette e parto non più da questi dati molto semplici che contengono soltanto dei numeri, vado a utilizzare questo array di oggetti, dove ogni oggetto contiene un'etichetta label e un valore. Il codice che utilizzo in questo caso è analogo al primo, è quello che vediamo qua. Ci sono due parametri, un parametro D che contiene i dati, ed è sostanzialmente la variabile che abbiamo visto sopra, e factor è un secondo parametro che permette di andare a modificare questa proporzione. Quindi moltiplicare per 10 vuol dire che ogni unità corrisponde a 10 pixel. Per il resto il grafico contiene questo char container. Abbiamo al suo interno una tabella. A cosa serve la tabella? Sostanzialmente ad allineare le etichette con le barre. Se andiamo a vedere qui il risultato, in pratica vedete che questo è un header della tabella e questo è un dato. Okay? Vedete, questo è un td. E questo è un TH, quindi questi sono tutti table header e qui abbiamo dei table data. All'interno dei table data abbiamo le nostre barre, in modo che la barra e l'etichetta siano sostanzialmente allineati. Infatti, se andiamo nel dettaglio, vediamo il nostro quello qua. Il nostro char container, al suo interno una tabella, all'interno della tabella tante righe, una per ogni barra, e ogni riga contiene sostanzialmente un header che contiene l'etichetta e poi un table data, al cui interno c'è il div, che è formattato esattamente come prima. Abbiamo una classe bar, che poi è definita in un CSS a parte, e abbiamo una larghezza che ci dà i 40 pixel. Okay? Piccola osservazione, la scelta che è stata fatta qua è stata quella di andare a mettere nell'attributo stile l'unica informazione specifica per quel div. Tutto il resto, il colore, lo spessore, l'allineamento del testo, eccetera, lo si è messo dentro uno stile. Ok? In questo modo, invece di ripetere dentro stile il colore di sfondo, il colore del carattere, la spaziatura, eccetera, è stato scritto una volta sola nella barra, nella classe barra, che è questa. Vedete, abbiamo un font size di 10 pixel, abbiamo un font family, vedete che io qua ho messo il nome di un font e comunque ho messo sans serif, che è il fallback, nel caso in cui quel font non sia presente sul PC in cui viene visualizzato il valore. Il colore è still blu, lo vediamo qua, questo è blu che abbiamo visto prima. Text align right, quindi sostanzialmente è quello che ci fa comparire le etichette qua sulla destra della barra. Poi abbiamo un padding che è sostanzialmente la spaziatura interna e poi abbiamo un margine messo a zero tranne il margine inferiore che corrisponde a un x che è sostanzialmente l'altezza di un carattere, di una lettera minuscola in realtà. E c'è ancora color white, che in pratica permette di andare a mettere il colore bianco, sostanzialmente perché il bianco sul colore scuro risalta meglio. Ok. Questo era per darvi un quadro del meccanismo che è stato utilizzato. I prossimi passi saranno
dati, cioè le funzioni, scusate, i meccanismi JavaScript, cioè le funzioni che abbiamo visto adesso da una parte, i dati che vengono acquisiti automaticamente alla pagina, quindi non c'è un JavaScript che viene incluso, ma c'è un'istruzione che carica i dati nel momento in cui sono necessari, e poi visualizzazione della tabella o di un grafico. Il passo ancora successivo, che sarà poi verso la fine del corso, è usiamo una libreria JavaScript che ci permette di andare a disegnare i nostri grafici, ad esempio le barre, senza dover andare tutte le volte a costruire questa struttura qua con i div, andando a giocare sullo spessore, andando a allinearli con una tabella, eccetera. Usiamo una libreria a cui diamo i valori, le etichette, e automaticamente ci genera un diagramma a barre o un altro tipo di diagramma. Direi che con questo, diciamo, per oggi quello che volevo dirvi l'ho concluso. Se ci sono domande specifiche, ovviamente rispondo molto volentieri.